La ricorrenza dell'Immacolata Concezione sancisce, tra virgolette, ufficialmente l'inizio del periodo delle festività natalizie, qui a Venafro, la tradizionale fiera. Sicuramente c'è molta più gente, molta più partecipazione rispetto agli anni precedenti e anche insomma più venditori, senz'altro, venditori ambulanti. Vediamo, sta misurando le scarpe, che ne pensa di questa Fiera dell'Immacolata? Beh, oggi ci stanno parecchie persone, parecchie bangarelle, perché forse c'è anche una bella giornata, va bene. La gente c'è un bel clima natalizio? Penso di sì, piano piano arriviamo a Natale. Questa è una fiera tradizionale che abbiamo anche qui a Venafro, è una fiera che non si deve perdere, comunque inizia il mese di Natale, che è il mese più bello dell'anno. Fare compere in questo periodo è anche più piacevole? Molto piacevole, sono cose che trovo solo in questo periodo, quindi dai dolci a tutti i prodotti tipici. Sicuramente può essere un simbolo di crescita, speriamo, di ripresa. Ha affollato il mercato. Diciamo che probabilmente tutti hanno aspettato questo momento per spendere i pochi risparmi. C'è la benedizione proprio dei presepi, qui viene fatta l'Annunziata. Portiamo i bambini e questa tradizione ogni anno viene fatta. E qui c'è anche la fiera. C'è anche la fiera come mercato, anche se sinceramente è un po' delusa. Come sta andando questa fiera? È un po' lenta la fiera, non lo so perché, ma quest'anno un po' di crisi ci sta. Eppure la gente si vede in giro. Ma mancano i soldi, secondo me, mancano i soldi. Speriamo che si fa qualcosa più tardi. Quest'anno è un po' sofferente a differenza degli altri anni, però noi siamo qui e tentiamo la vendita in questa giornata di festa. Molto sofferente. E l'avete sentito, qualche lamentela legata alle contingenze economiche in effetti c'è, ma l'avvio del periodo natalizio nel quale siamo appena entrati contribuisce in qualche modo ad alleggerire, ad addolcire la situazione, almeno un po'.